Bentrovati, oggi in questo brevissimo tutorial vi faccio vedere come chiudere un lavoro a punto rovescio tunisino. Io ho preparato un piccolo campioncino e partiamo con la chiusura. Lavorato l'ultimo giro del lavoro, la chiusura la facciamo esattamente come nel giro di carico per il punto rovescio. Filo sul davanti, entriamo nella prima asolina verticale disponibile, carichiamo, estraiamo e chiudiamo tutte e due le asoline che abbiamo sull'uncinetto e ripetiamo questa operazione per tutte le asoline verticali disponibili. Portiamo il filo sul davanti, entriamo nell'asolina, estraiamo, chiudiamo tutte e due, filo sul davanti, entriamo, carichiamo, estraiamo e chiudiamo. Praticamente la chiusura è uguale a quella nel punto tunisi base, solo che il giro lo lavoriamo come facciamo per i giri nel punto rovescio tunisino e chiudiamo esattamente le asoline con una catenella. Dobbiamo sempre restare con un'asolina sull'uncinetto, vedete? Filo sul davanti, entro nell'asolina verticale, carico, estraggo e chiudo. E questo è tutto quello che bisogna fare per andare a chiudere la nostra lavorazione. Arrivo in fondo al giro e vi faccio vedere come entrare nell'ultimo punto di margine. Quello va lavorato sempre allo stesso modo. Lavoro ancora questi altri due punti, carico, entro nella solina verticale e chiudo. Nel punto di margine dobbiamo entrare come siamo abituati in tutte e due le asoline che compongono il punto stesso. Carichiamo il filo, estraiamo e chiudiamo la nostra asolina. Fisso un pochino il lavoro e vi faccio vedere il risultato. Vedete che si è venuta a formare la catenella di chiusura come per l'avvio del lavoro, mentre il punto è perfettamente integrato con tutta la lavorazione. Mi auguro di essere stata utile anche questa volta. Iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete. A presto!